D'amore si muore, d'amore si muore, d'amore si muore. Di speranza si vive, di speranza si vive, di speranza si vive. A cura del vescovo Domenico Sigalini. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare. Una delle cose più difficili da fare oggi è quella di decidersi, di scegliere, di capire da che parte stare. Si può passare tempo a valutare, a vedere i pro e i contro, ma poi occorre decidere. Fanno fatica i giovani, che si trovano davanti alla vita come davanti alla TV con il telecomando. Molti programmi, uno sguardo di qua, uno di là, ci si ferma un poco su un programma, se ne tenta un altro, si torna indietro e alla fine si è affogati nel mare delle possibilità, senza aver fatto una scelta. È così nello shopping, anche se oggi per la mancanza di euro lavora di più il pomo di Adamo nel deglutire che l'imbarazzo della scelta. È così nella vita affettiva, nella scelta degli studi, siamo deboli nella decisione. Gesù un giorno si è trovato di fronte a una domanda impertinente dei suoi soliti avversari, che avevano la vocazione a giudicare piuttosto che a ricercare la verità. E Gesù, che legge nel cuore di questi uomini, come legge nel cuore di ciascuno di noi, smaschera la comodità dello stare a giudicare senza mai sentirsi coinvolti e li provoca a prendere una decisione. Chi era per voi Giovanni il Battista? L'avete seguito o l'avete snobbato? Che posizione avete preso di fronte alla sua predicazione? È stato un esercizio di retorica o vi siete lasciati cambiare la vita? Vi siete mescolati alla gente che lo seguiva per farvi vedere e riuscire a stare a galla sempre e comunque per posa? Oppure condividete con il popolo questo slancio di purificazione, questa voglia di ridare vita all'esperienza religiosa? È un discorso che va dritto anche al nostro essere. Andare a messa a Natale, intenerirsi davanti al presepio, lasciarsi commuovere da atmosfere natalizie, è partecipazione a un evento che ti cambia la vita o è adattamento alle buone maniere, mantenere il piede in due scarpe? Nella vita spesso non siamo coerenti, di difetti ne abbiamo una barca, di cose sbagliate per debolezza ne facciamo tante. È peggio però non prendere mai una decisione e lasciarci trascinare dall'opinione corrente. La vita ha bisogno di essere affrontata prendendo posizione. Navigare a vista aguzza la capacità di adattamento, ma sempre al ribasso. Sperare è il contrario del vivere di rimedi, è orientarsi in una direzione. Ma questa speranza dove la trovi? Avete ascoltato? D'amore si muore, d'amore si muore. Di speranza si vive, di speranza si vive, di speranza si vive. A cura del vescovo Domenico Sigalini. Se volete riascoltare questa trasmissione, www.ondalibera.it.